Secondo me avrebbe bisogno anche lui di sfogare un po' di idee, magari su Spreaker, perché no? Parliamo di Fabio Capello. Buongiorno mister. Buongiorno a tutti. Cioè, se anche lei vuole lasciare dei messaggi su Spreaker, faccia pure. Mi sa che si deve sfogare. Io non faccio lo speaker, io faccio l'allenatore. Però non prendere i soldi, La notizia di oggi su tutti i giornali: il CT più pagato al mondo, che è lei, in realtà non sta prendendo una lira. Ma non è vero niente, io credo che i soldi sono stati congelati perché in Russia è arrivata la neve già a fine di novembre. No. Chi è che ride? Stavo pensando a questo. Cioè, ci ha fatto ridere lei con la cosa, con la battuta neve. Ma non è una battuta, i soldi sono congelati in vista di risultati migliori, non è vero che non li danno, non è vero niente. Però lei allora... Sono leggete i giornali che dicono delle basalate. Ho capito, però noi purtroppo... Purtroppo è la nostra fonte, no? Cioè, qui c'è scritto che lei non prende dei soldi. Da quanto tempo non prende dei soldi? Ma non è vero niente che non prendo i soldi. I soldi li prendo, li sto prendendo di meno e mi hanno detto appena fai il risultato riusciamo a coprire quello che è magari il deficit da giugno. Beh, quello è il problema, mister, che le hanno detto proprio in prima pagina che lei non sta facendo i risultati, è uno spreco. Ma lì farò i risultati. Ma lo spreco è lei che parla in otto mesi. Cosa dice? Però mi vergogno, ha letto il mio curriculum. Appunto. Però allora, mister, non lo pensiamo noi, quindi non si arrabbi. Appunto. Però molti dicono che sia un po' ramollito. Cioè ormai è un po' avanti con l'età e forse non ha più quella carica lì. Ma non è vero niente, faccio palestra, faccio allenamento, faccio 4 ore a settimana extra, io sono in pienissima forma e sto imparando anche il russo, davai, davai. Che cos'è davai, davai? È un come dire andiamo e vai, dai. Vai. La prova contraria, da in russo significa sì. Quindi vai, non lo so, da vai. Mister, lei deve fare andiamo, risultati. Andiamo, come dire andiamo. Anche andiamo vuol dire sì in italiano, non è che vuol dire no. Non andiamo e no, andiamo e sì. Ma mi sa che lì in Russia le stanno dicendo andiamo, andiamo, la mandano. Sta dicendo vada, vada. Appunto. Senta. Ma chi è questa persona in civile? Pippolo russo si chiama. No, scusi, stiamo facendo diritto di cronaca con Leandro da Silva, quindi stia tranquillo. Ma quale diritto? Non è vero niente, lei è un rovescio, ogni cosa che dice la sbaglia. Comunque, mister, noi abbiamo chiamato semplicemente per dirle che se ha bisogno di un prestito, insomma, noi siamo suoi amici. Io non ho bisogno di nulla. Va bene, sono contento lei. Noi... Hai capito? Sì, sì, noi le facciamo i migliori. Vuole sapere quanto ho guadagnato nella mia carriera? Sì, ce lo dica. Parecchi milioni che potrei allenare altre 3 vite senza prendere un euro. Incivili. Questo è vero. Incivile lei che dice così a noi. È buono, Pippo. Non vogliamo litigare mica con Mister Capello in diretta. Ha ragione, mi scusi. Mister, insomma, noi la facciamo in bocca al lupo e le auguriamo di vincere qualche partita così cominciano a pagarla, ok? Buona giornata. Crepi il lupo e crepino tutte le persone che mi vogliono male. Bello a gamba tesa, visto il Fabio Capello. È tosto. Questo è Lilywood and the Brick Prancy, remix di Robin Schulz. Se volete scoprire l'intera playlist della puntata di oggi, potete andare sulla nostra pagina ufficiale di Facebook. Appena finita la puntata, Girasole le inserisce manualmente. La nostra pagina è A qualcuno piace presto. Cosa dite?